Ciao bambini, buonasera a tutti. Viviamo questa quinta sera per la nostra comunità con la presenza dell'immagine della Madonna di Europa, perché è arrivata, anzi è la sesta sera, perché è arrivata sabato sera, con la solenne celebrazione nella quale abbiamo accolta. Poi domenica le belle celebrazioni, l'adorazione al pomeriggio e ogni sera un momento di rosario con voi bambini, ragazzi che si preparano alla prima comunione. È davvero bello ogni sera che ci sia questo appuntamento, no? Come quando le nostre famiglie in quest'ora proprio vivono il momento dello stare insieme, della comunione. Si rientra dal lavoro, dalle attività di ogni giorno, e voi dagli impegni quotidiani, e ci si ritrova come famiglia. Così noi, come grande famiglia della nostra comunità, tutte le sere, come figli e figlie della Madonna, ci troviamo qui con lei. Viviamo questi momenti così belli con lei. Questa sera meditiamo i misteri del dolore. È venerdì, i misteri dolorosi. E preghiamo il Santo Rosario, come le altre sere. Questa Madonna, come credo già un po' sappiate, è venerata in modo particolarmente perché è sempre là, ma poi la preghiera si estende anche a tante altre parrocchie, ad Europa. Europa è una minuscola località a quasi 1200 metri sotto le bellissime Alpi biellesi. Quindi anche in quel contesto da favola, proprio anche a livello naturale, c'è questo santuario che inizialmente era il santuario antico, poi se n'è aggiunto anche un altro più grande, più moderno, una grande basilica. E addirittura questa è un'immagine, però quella che c'è a Europa, una tradizione dice che è stata portata dai luoghi di Gesù, quindi dove ha vissuto Gesù, da lì è stata portata da un grande vescovo che si chiamava Eusebio, che è stato vescovo della diocesi di Vercelli e che è stato colui che, quando era di là, nelle terre di Gesù, dopo che Gesù era già salito al cielo, ha fatto di tutto proprio per difendere il Signore, per difendere la vera dottrina anche, che Gesù non era solo un grande uomo, ma era anche Dio. Perché c'era qualcuno che diceva, no, Gesù è un grande uomo, bravissimo, ha fatto tante cose, ma non è Dio. E giustamente Eusebio diceva, no, Gesù è Dio anche, che è venuto qui in terra. È stata portata quella statua e per un certo periodo è stata ritirata in una roccia. Poi dopo un certo periodo ecco che hanno pensato di costruire una bella chiesa in modo che tanti pellegrini potessero arrivare. E così è stato nei secoli. Tanti pellegrini vanno ad Europa, pregano davanti a questa immagine, portano la loro vita, le loro richieste, quello che hanno nel cuore, le loro sofferenze, le loro gioie. Noi siamo qui ai suoi piedi e portiamo, tutto quello che abbiamo nel cuore. Ci sono anche delle preghiere pensate da voi. Adesso tutti insieme iniziamo il rosario, anche con l'aiuto di queste preghiere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo. Nostra Signora di Europa, nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera e l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. In questa decina preghiamo per tutti i dottori
che aiutino le persone ammalate, a sollevarli dal loro dolore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo. Nostra Signora di Europa, nel secondo mistero doloroso contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. In questa decina preghiamo per tutte le persone ammalate e sofferenti e per coloro che sono già saliti in cielo. Grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Thank you.
sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Santissimo nome di Gesù. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo. Nostra Signora di Europa. Due cose particolari legate alla statua di Europa nella Chiesa di Europa, che possono magari così servire in particolare per chi è un po' dubbioso sulle immagini sacre, o magari per chi è un po' più distaccato, così, o magari quelli di alcuni gruppi religiosi che dicono no, le statue sacre, noi andiamo direttamente alla parola di Dio o ad altri o ad altro. È importante, chiaramente, è centrale la parola di Dio. Però per dirvi come anche le statue, le immagini sacre, hanno davvero il segno del divino, del soprannaturale. La prima cosa, la statua della Madonna Nera, questa è solo un'immagine, che su ad Europa, nel corso di tutti questi secoli, su di essa non si posa mai la polvere. Voi nelle vostre case, lo possono dire le mamme, quanta polvere, anche se tieni tutto chiuso c'è sempre, devono sempre spolverare. Tutte le volte che le persone incaricate controllano la statua per vedere che sia tutta in ordine, periodicamente non trovano mai un filo di polvere. Particolare, non è di questo mondo questa cosa. Secondo, tanti pellegrini, tante persone passano davanti alla statua e sapete cosa fanno? Vanno vicino e chiaramente hanno bisogno anche del contatto fisico, toccano la parte più bassa della statua, il piede, così, no? Immaginate negli anni, questa statua è lì da tanti secoli, essendo di legno si sarebbe consumata, ci sarebbero i segni di questo continuare a toccare, invece niente.
Mi ricordo un po' di anni fa, quando ero salito sulla Torre di Pisa, addirittura c'erano i gradini di marmo con proprio scavati, no? Perché tutti i passi delle persone che salivano, a furia no, di passare, a lungo andare si consuma. Invece lei no, un altro segno davvero della divinità di questa statua, della soprannaturalità della statua di Europa e anche chiaramente di questa. E allora questo rafforzi ancora di più il nostro affidarci a lei, che porti tutto al Signore Gesù, perché lei è la madre di Gesù. Nel terzo mistero doloroso contempliamo la coronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, In questa decina preghiamo per tutte le persone che hanno perso il lavoro, perché Dio le sostenga e conforti. E aggiungo anche i morti sul lavoro, Purtroppo ce n'è sempre tanti, troppi. Preghiamo per loro e perché si prendano tutte le precauzioni per la sicurezza sul lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Lodato sempre sia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo. Nostra Signora di Europa. Nel quarto mistero doloroso contempliamo
la salita al Calvario di Gesù, carico della croce. In questa decina preghiamo per Papa Francesco e tutti i doni, perché possano sempre guidare le loro comunità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Grazie. Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo. Nostra Signora di Europa. Qualcuno dice il rosario si ripetono sempre le stesse preghiere, qualcuno dice un po' monotono, però pensateci bene, se uno vuole bene una persona non si stanca di ripetere, sia con le parole sia con i gesti concreti che gli vuole bene. E quei gesti e quelle parole possono essere anche ripetitivi, no? Ti voglio bene, sei tutto per me, sei grande, no? Tutte le parole belle che diciamo, così le diciamo alla Madonna e le diciamo al Signore,
portando delle piccole rose. La parola rosario deriva da rose, 50 Ave Marie e 5 Padre Nostri, è come se fossero 50 rose, che sono il fiore più gradito alla Madonna, che è la nostra preghiera, e uniamo alla nostra preghiera anche il nostro desiderio di essere secondo Gesù, come vuole suo figlio Gesù. Ora, in quest'ultimo mistero doloroso, contempliamo la morte in croce di Gesù per la nostra salvezza. In questa decina preghiamo perché questa pandemia possa finire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi lo rimettiamo i nostri debitori. Abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo. Nostra Signora di Europa. Thank you.
preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per la gloriosa intercessione della Beata Semprevergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E si chiude questo bel momento di preghiera guidato dai bambini, da un gruppo di bambini di quarta elementare che il 27 giugno riceveranno la prima comunione. Lo sappiamo tutti noi, però c'è gente anche che ci segue da casa, è giusto dirlo, così lo sanno. Hanno sentito bene anche la vostra voce, corale insieme, così bello che voi piccoli siate qui di fronte alla Madre Celeste. Domani ci sarà la preghiera delle lodi mattutine qui alle 9 e poi tutta la giornata si alterneranno alcune persone nella preghiera, ma ci si può aggiungere chiaramente, non è che sono solo loro quelle segnate sul foglio in fondo. Così che facciamo una catena di preghiera, fino alla sera ci sarà la Santa Messa alle 18:15, domenica poi alle 8:30 la Messa Solenne, alla fine ci sarà l'uscita in processione della Madonna, verrà portata in un'altra parrocchia, e mentre canteremo Madonna Nera, domenica 8:30, ci sarà anche il gesto del saluto con i fazzoletti bianchi, significativo, bello, anche toccante, proprio per salutare la Madonna. Quindi se riuscite, se potete, vi aspettiamo anche a questi momenti. Nel nome del Signore, andate in pace. Canto finale.